I Romani, infatti, ci hanno lasciato un sistema stradale di circa 100.000 chilometri che arrivava fino ai confini più remoti dell'impero. Le strade erano di basalto o calcare levigato ed erano larghe dai 4 ai 6 metri per permettere l'incrocio di due carri di grandi dimensioni. La maggior parte dei carri che incontriamo lontano dalle città trasporta merci e beni da vendere. Sono pochi quelli riservati ai passeggeri. I Romani avevano raggiunto una perizia incredibile nella costruzione e nella pavimentazione delle strade. Le lastre di basalto o di calcare sono solo la parte visibile di una tecnica costruttiva a strati, duratura e senza precedenti. Nonostante questo, i viaggi via terra erano comunque lenti e molto scomodi. I carri non avevano ammortizzatori. Gli sbalzi erano continui e il viaggio tutt'altro che confortevole. Oltre al commercio, importante era anche la sicurezza dell'impero. Sul nostro cammino avremmo dunque sicuramente incrociato un drappello di soldati o addirittura un'intera legione in marcia. Sono proprio loro, i soldati che per primi hanno tracciato queste strade per muoversi meglio e controllare il territorio. Per orientarci avremmo dovuto consultare gli itineraria, vere e proprie guide in cui sono indicate le strade e le stazioni di posta. È qui che fanno le loro brevi soste i messaggeri del Cursus Publicus, un servizio di posta veloce in grado di far pervenire nel più breve tempo possibile messaggi e dispacci in ogni angolo dell'impero. Ai principali snodi in cui convergono più strade, avremmo infine visto formarsi insediamenti stabili, con abitazioni e i primi esercizi commerciali, prima piccoli e poi via via sempre più grandi.